Uno dei pericoli maggiori nell'abuso di un termine o del suo utilizzo indiscriminato sta nel fatto che si finisce con il non domandarsi più se davvero tale termine si accosta al significato che comunemente gli attribuiamo. Nella letteratura, nei fumetti e nella cinematografia, una delle parole più sfruttate quando si vuole definire un'entità maligna senza troppe connotazioni specifiche è il vocabolo demone. Con esso ci hanno campato centinaia di scrittori e registi horror, piazzandocelo di fronte quando serviva un essere assolutamente maligno, ma che potesse avere poteri e versatilità varie, una sorta di carta jolly. Dei teenagers non trovano di meglio da fare che giocare con una tavoletta Ouija in una notte tempestosa? Evocheranno un demone. Una preoccupata madre, dopo averle provate tutte, si reca a chiedere aiuto a un prete? Sua figlia è di certo posseduta da un demone. Strani omicidi seriali al cimitero, un demone. Un bellimbusto si offre di esprimere desideri con voce di miele, un demone. Cosa esce dall'antichissima statua a Sira che la donna delle pulizie ha sbadatamente infranto sul pavimento? Un demone. Malgrado i filoni horror uniti alla dottrina cristiana ci abbiano quasi completamente inculcato l'idea che un demone sia un sosia generalmente in piccolo di Satana, la sua etimologia ha un che di sorprendente, in quanto ci arriva dal greco antico daimon, ovvero potenza divina o essere divino. Questo lo collocherebbe a un livello molto più lusinghiero di quanto abbiano fatto patriarchi cristiani e romanzieri dell'orrore. La religione e la filosofia greca danno varie definizioni di questi esseri che generalmente sono visti come una sorta di via di mezzo tra l'uomo e le divinità e fungono quindi da mediatori fra la sfera mortale e quella celeste. Il poeta greco Esiodo parla dei daimon in Le opere e i giorni, definendoli una forma post-mortem della generazione vissuta ai tempi del dio Crono, con il compito di far da tutori ai mortali. Anche Socrate li definisce in termini simili. Secondo questo filosofo ateniese, i daimon sarebbero una sorta di voce della coscienza, consiglieri spirituali che spingono sempre l'uomo verso la ragione e alla scelta più adatta. Nel mondo romano abbiamo invece un'entità chiamata genio, che per molti versi ricopre un ruolo analogo a quello del daimon greco. Si tratta di uno spirito guida di indole benefica, raffigurato sovente in forma di serpente, che nasce insieme a ogni individuo, restandogli sempre accanto per consigliarlo e sostenerlo durante le imprese difficili o le scelte ardue. Con l'andare del tempo, i romani finirono per attribuire un genio non solo ai singoli individui, ma anche a nuclei familiari, a province, a unità militari, a luoghi. Possiamo definire il genio un precursore tanto dell'angelo custode quanto del santo patrono. Arriviamo adesso a parlare di una creatura che più si accosta a quello che al giorno d'oggi chiamiamo sbrigativamente demone. Seppur tale termine derivi dal greco daimon, che subendo l'ormai risaputa campagna di screditamento cristiana, finì con l'assumere i connotati maligni ai quali subito lo colleghiamo, ovvero il jinn. Queste entità si sono sviluppate nell'ambito della cultura preislamica e vengono spesso citate nel Corano. Come nel caso dei daimon greci, anche i jinn sono spiriti che si collocano a metà strada fra i mortali e il mondo angelico, ma il loro carattere non fa certo desiderare di averne uno alle calcagna. In Occidente la parola jinn viene spesso tradotta o con genio o con folletto, cosa che non rende per nulla giustizia alla loro natura. L'etimo di questo termine pone dei dubbi. Taluni sostengono che deriverebbe da genio, ovvero lo spirito tutelare di cui abbiamo già discusso, ma è più probabile che invece giunga da una parola presa dall'aramaico, che significa occultarsi, probabilmente in virtù della loro natura evanescente o ingannatrice. Il Corano afferma che fu Allah a creare i jinn, così come creò tutto il resto. La sostanziale differenza fra gli umani, gli angeli e i jinn sta nella loro essenza. Gli umani hanno un'essenza di terra e di luce è costituita quella angelica, ma i jinn possiedono in loro stessi la potenza del fuoco.
malgrado siano entità quasi del tutto maligne, non a caso sono capeggiate dal terribile Iblis, ovvero Satana, in alcuni casi sono insospettabilmente servizievoli con l'uomo. Del resto, lo spirito che Aladino faceva uscire dalla vecchia lampada per farsi esaudire i desideri era appunto un jinn, e furono sempre tali creature a edificare il Tempio di Gerusalemme su ordine di re Salomone. Di jinn ne esistono vari tipi. Abbiamo le ghoul, demonesse terribili che abitano il deserto e attaccano coloro che lo attraversano. Ci sono poi gli Afarit, potenti spiriti di grande forza e bellezza, incredibilmente altezzosi, ma anche assai astuti. Se evocati, cercheranno sempre di ingannare il mago travisando i suoi ordini. Il Marid è la specie di jinn più potente e anche quella che più comunemente si trova nelle favole e nelle leggende per via della sua capacità di esaudire i desideri degli uomini. Il genio della lampada è appunto un Marid, anche se, per obbligarlo a farlo, bisogna prima sigillarlo in una bottiglia o un altro simile contenitore. Ad ogni buon conto, il Daimon, il genio e il jinn sono sempre la personificazione delle nostre speranze o paure, il sollievo del sentirci protetti da forze onniscienti, da contrapporre al timore di essere ingannati o portati sulla strada sbagliata. Come sempre, per scegliere correttamente, basta fidarsi del proprio demone interiore.